Ok, buongiorno a tutti, bentornati nel mio video. Oggi andremo a rinvasare questo bel bestione, questo bel melo, che come vedete è ancora in un vaso da coltivazione, quindi ha assolutamente bisogno di essere rinvasato, e lo andremo a mettere in questo vaso qua. Come vedete la differenza tra i due vasi è abbastanza alta, però comunque ho scelto un vaso che ha una profondità di almeno 10 cm. E per non dare subito uno stress molto forte alle radici potandole drasticamente. Allora, come prima cosa andrò a togliere il tirante, a togliere il melo da questo vaso e poi andrò anche a tagliare questa radice qua che forma questo arco, perché è antiestetica, fa crea un buco qua sotto che non è bello e quindi andrò a tagliare. Dopo questa operazione dovrò andare a rimettere un tirante perché il ramo non era ancora in posizione, infatti questo tirante l'ho messo 3 mesi fa mi sembra, ed è troppo presto ovviamente per toglierlo. Quindi quasi quasi questo lo lascio e lo uso dopo per attaccarlo. Okay. Andiamo a vedere com'è la situazione. Mamma mia, questo melo peserà 20 kg. Ok. Eccoci qua, però bel panetta di cale solido e sotto c'è tutto lo stato di ghiaia, quindi le radici non sono andate troppo sotto, il che è comunque un bene. E ok, andiamo a vedere che cosa si nasconde proprio sotto sotto. Iniziamo a tirare via un po' del vecchio substrato. Okay. Vedete, io questo melo non lo annaffio da tempo, però comunque il substrato è ancora molto 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 bagnato, e questo è comunque un indice che il terreno non è il massimo, infatti ci sta che debba essere rinvasato. Okay, sono andato a ridurre un po' il pane radicale senza andare a tagliare tutte queste radici lunghe, che ora però dovrò andare a tagliare. Quindi, ad esempio, questa che è molto grossa, molto lunga, anche questa, questa e queste, tutte radici che devono essere tagliate. Prima di andare oltre voglio togliere questa radice qua per vedere
quante radici rimangono sotto, perché se questa radice dà molti capillari potrebbe essere un problema. E quindi non andrei a tagliare oltre il pane radicale. Ok. Qua mi sa che dovrò tagliare perché è completamente intricata. Ok, sì, diciamo che portava nutrimento, diciamo, da questa parte dietro, però per fortuna c'è anche questa che deriva da una di queste radici qua davanti, quindi buono. Ok, facciamo una prova, vediamo se così entra nel vaso, anche se secondo me bisognerà andare a tagliare ancora un po'. Eh sì, decisamente bisogna andare ad accorciare ancora un po', sia sotto che di lato. Praticamente tutto il terreno che c'era sotto al melo. Vado a dare una potata alle radici più lunghe. Poi andiamo a metterlo nel nuovo vaso. Guardate questa radice com'era grossa. Bisogna cercare di togliere le radici più grosse e favorire quelle più fini, i capillari. Andiamo a vedere. Ok, direi che ci siamo quasi. Voglio solo provare ad andare ad abbassare ancora un po' il pane radicale, così che non sporga troppo da sopra. Toglierò ancora un po' di vecchio substrato, questa grossa radice qua. Proviamo a vedere. E adesso sì, ci entra perfettamente. Ok. Ok, ho messo le retine. Adesso metto un primo strato di substrato.
e vado a vedere come ci sta dentro il bonsai. Ok, a questo punto il terreno è abbastanza compatto e di conseguenza il rinvaso del melo è praticamente fatto ed è il momento di passare al prossimo bonsai. E andremo a mettere in questo vaso. Questo è un vaso di legno che ho fatto io, utilizzando delle assi di legno di pino. E questo ormai è un vaso troppo piccolo per questa quercia, anche perché quando l'ho preso aveva tutte le radici che uscivano da questi fori qua sotto, e quindi è assolutamente doveroso rinvasarlo. Ok, vado innanzitutto a mettere un primo strato di substrato in questo vaso. Il substrato che uso è sempre zeolite, pomice, lapillo e humus di lombrico. Faccio uno strato troppo alto, altrimenti poi potrebbe mancarci il pane radicato della quercia. Ok, ora che il vaso è pronto, iniziamo a tirar fuori questa quercia. Ok, anche questa quercia pesa un bel po'. E ha un pane radicale bello compatto, come si può vedere, c'è anche dell'erba, un po' di rodo. Che in questo caso è molto umido, indice che comunque bisogna andare ad invasare, perché resta asciutto sopra e molto umido sotto. Questo è sia un problema del vaso, che quelli lì tondi non drenano bene come può essere un vaso bonsai, e sia comunque dovuto al terriccio che si accumula poi in fondo e crea tutto questo lago. Ok, vado a tagliare un po' il pane radicale. Sicuramente, data l'altezza del vaso,
una buona metà dovrà andarsene, quindi da qui in giù taglierò tutto. Arrivati a questo punto, la quercia ci sta perfettamente all'interno del vaso. Sono andato a tagliare delle radici davvero grosse. Adesso vediamo se ne trovo uno, tipo questo moncone qua. C'era veramente delle radici grosse che andavano giù in fondo e probabilmente erano quelle che uscivano dal vaso quando l'ho comprato. E a questo punto vado a mettere la quercia nel punto in cui voglio che sia e ora vado solo a riempire col terriccio. Andiamo a compattare tutto il terreno, scoprendo ovviamente un po' il piede della pianta, che è la parte importante. Ci sono molti buchi da riempire che sono proprio sotto al pane radicale, quindi bisogna andare proprio a spingere tutto il substrato sotto il più possibile. Infatti vedete come si è già molto abbassato il livello rispetto a prima.
questo punto substrato è abbastanza compatto. E quando vedete che il vostro bastone o il vostro bacchettino per il sushi non va più giù, vuol dire che il substrato è saturo e il vaso è completamente pieno di substrato. Direi che abbiamo raggiunto un buon livello di compattazione del terreno. E quindi direi che il rinvaso per questa quercia è completato. Quindi grazie a tutti per aver guardato questo video. Lasciate un mi piace e commentate. Iscrivetevi al canale per vedere come ripartiranno in primavera i miei bonsai. Grazie a tutti e ci vediamo nel prossimo video.